Carissime e carissimi, celebriamo oggi un gesto liturgico di grande bellezza e di grande intensità. Dedichiamo questa chiesa, la casa del Signore e la nostra casa, perché in essa noi si possa pregare, adorare Gesù sacramentato, venerare la Vergine Santissima e tutti i santi e confidare nell'azione liturgica pubblica che stiamo facendo adesso e anche personalmente le fatiche, le sofferenze, le lotte, ma anche le gioie e le speranze che normalmente attraversano la nostra vita come la vita di ogni uomo. So da quanto tempo attendavate questo giorno, anche se devo dire che dalla prima pietra alla attuazione finita di questa bella opera si è stati molto veloci e molto più rapidi del solito. Ora avete questa grande casa comune, straordinariamente semplice, ma anche straordinariamente bella. Ho avuto già occasione, dopo aver posto la prima pietra, come ha ricordato Don Ambrogio, di svolgere qui l'assemblea della visita pastorale e di poter così per un paio d'ore essere circondato da questo spazio intelligentemente impostato dagli architetti e dai loro collaboratori. Deve essere però, carissimi, questa una chiesa viva, tanto più che è la chiesa della parrocchia di Pentecoste, la grande solennità che con la Pasqua e con il Natale caratterizza in modo profondo la vita cristiana. Siamo pieni di gioia e anche di stupore per questo giorno, ma come mi ha scritto Don Ambrogio nella sua articolata relazione e inviandovi il progetto pastorale della vostra parrocchia, la gioia e lo stupore di oggi si debbono trasformare in responsabilità. Voi tutti sapete che siamo passati da un tempo in cui la fede era magari più praticata nei gesti comuni, liturgici e non, ma era spesso troppo convenzionale. Non si faceva con una certa facilità il passaggio tra il gesto e il valore di quel gesto per la mia persona, perché ogni gesto liturgico ha il compito, in forza della potenza dello Spirito Santo, di farmi conoscere un po' meglio Gesù, mi aiuta a lasciarmi amare da Gesù e quindi a imparare a mia volta ad amare, perché l'uomo per amare ha bisogno di sentirsi amato. Questo vale in tutte le nostre umane esperienze affettive, di sentirsi amato sempre, in ogni istante come se fosse l'ultimo istante, e di sentirsi amato nella gratuità. Ecco che allora la gioia e lo stupore di fronte a questo bel tempio e di fronte all'assemblea di pietre vive che voi siete, trova proprio nella liturgia della parola di oggi, festa della discesa del grande amico della nostra vita, che è lo Spirito di Gesù risorto,
un significato che noi dobbiamo assolutamente, brevissimamente afferrare. Vi prego anzitutto di stare molto attenti alle parole, alle munizioni che l'incaricato leggerà prima di ogni gesto che il vescovo dovrà compiere per dedicare l'altare, la chiesa. Abbiamo già fatto questo per Lambone, no? Benedicendo il libro che proclamiamo con le letture tutte le domeniche attraverso i due lettori. Ma ora la liturgia continuerà con una serie di gesti incastonati nella Santa Messa che sarà opportuno assumere con la mente e col cuore, perché ne resti impressa la memoria e perché il nostro modo di partecipare all'Eucaristia diventi sempre più vero e più pieno. Forse conviene dalla liturgia di oggi sottolineare solo rapidamente due aspetti. Il primo aspetto deve essere stato la sorpresa dei suoi quando si trovarono nello stesso luogo e all'improvviso un fragore, un enorme fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, riempì tutta la casa dove stavano. Lo spirito delle tre persone della Santissima Trinità è il meno facile da comprendere, perché quando diciamo Padre e pensiamo al Padre Eterno, abbiamo un'idea della paternità, quella naturale, quella che noi stessi sperimentiamo. Quando diciamo Figlio, diciamo Gesù che si è incarnato, che è venuto in mezzo a noi, che è nato da una donna, che ha amato, ha sofferto e senza compiere peccato si è lasciato trattare da peccato e ha dato la sua vita sulla croce, sul palo ignominioso della croce, per salvarci, per amore nostro, per dare a noi la prospettiva della vita eterna. Ma quando diciamo Spirito Santo, la nostra immaginazione si perde un po'. Certo, come la liturgia di oggi ci dice, noi sentiamo di essere anche spirito e sentiamo che tutta quanta la nostra vita è mossa dall'intelligenza, dalla volontà, dalla memoria che si esprime attraverso il corpo, perché noi ci rapportiamo attraverso il corpo. Il corpo è il sacramento, è il segno di tutta la persona. Tuttavia, quando diciamo Spirito di Cristo, fatichiamo un poco. Ebbene, allora anzitutto dobbiamo sapere che quando diciamo Spirito, diciamo lo Spirito di Gesù risorto. E come dice il Vangelo di Giovanni, egli ci donò il suo spirito. È il segno della sua consegna nelle braccia del Padre attraverso la morte. Perciò sempre dobbiamo associare lo spirito a Gesù, lo dico soprattutto per i nostri ragazzi che hanno ricevuto o riceveranno la Santa Cresima, ma lo dico anche per noi anziani, perché quando diciamo il Gloria, quando preghiamo Dio, dobbiamo sempre pregare lo Spirito che abita in noi, se siamo in grazia di Dio, assieme alle altre due persone della Trinità, e che guida ogni nostra azione, dal concepimento fino alla sua realizzazione. Abbiamo questa compagnia stabile. Così che lo Spirito è proprio come questo vento impetuoso o anche come un vento leggero. Noi non lo vediamo, ma possiamo raccogliere i suoi frutti, i famosi doni dello Spirito Santo, che ci indicano un percorso serio di vita. E la seconda cosa che voglio aggiungere è ciò che Gesù dice ai suoi quando
deve ritornare alla casa del padre. Voi siete tristi perché io vado. Ma se io non vado, non vi posso mandare lo Spirito Consolatore che lentamente, generazione dopo generazione, lentamente nella mia vita, nella tua vita, fase dopo fase, ti accompagnerà alla verità tutta intera che noi siamo destinati a contemplare tra le braccia della Trinità e che ci è anticipata dall'Eucaristia, dalla vita comune così bella in questa comunità che si sta trasformando, nella quale, come mi ha scritto Don Ambrogio, sono ormai presenti anche nuove famiglie e si vede anche guardandovi tanti bambini, eccetera. È realmente un'espressione del popolo di Dio. Ecco, lo Spirito accompagna questo nostro cammino e ci aiuta ad andare verso le braccia del Padre. Concludo dicendovi che tutto questo, come voi capite bene, in un quartiere come il vostro, che viene da una storia importante, imponente, ma che ha reso necessaria una forte evoluzione e un forte cambiamento, esige, come avete scritto nel vostro programma pastorale, unità, comunione e missione. L'essere uniti tra di voi, perché lo Spirito è il padre delle diversità ed il padre dell'unità. Tutte le diversità nella comunità cristiana, al di là delle resistenze del nostro peccato, tutte le diversità sono positive, concorrono all'unità. E poi, se io ho incontrato una cosa bella come questa, se io faccio un'esperienza bella come quella che fra poco faremo, è inevitabile comunicarla. Ecco la missione, che non ha bisogno di grandi strategie, di straordinarie iniziative, ma come voi avete fatto nella preparazione a questo giorno così importante, ha bisogno della testimonianza di ciascuno di noi, testimonianza personale e testimonianza comunitaria. Allora io vorrei proprio che questa festa di Pentecoste, festa patronale per voi, del 2017, si fissi bene nel nostro cuore e nella nostra mente. E voi ogni anno continuate a raccontarla ai nostri bimbi, così che da generazione in generazione l'amore in Cristo tra di noi cresca, la venerazione per la Santa Vergine e per i Santi e la capacità di aiutarci, di condividere il bisogno, soprattutto delle persone che sono più emarginate, la capacità di seguire con serietà l'insegnamento del Santo Padre e dei Vescovi, la capacità di sostenervi e di aiutarvi in un discernimento, in una valutazione cristiana dell'amore, della famiglia, del lavoro, del dolore, del senso di ogni gesto quotidiano su fino al riposo e fino all'esperienza del dolore proprio dei propri cari e fino al senso della compagnia definitiva nella Trinità che ci è stata promessa e donata. Quindi una grande festa per questa parrocchia di Pentecoste di Quarto Oggiaro, che non deve mai essere cancellata dalla nostra vita. Amen.